Buongiorno a tutti, sono il dottor Vincenzo Squadrone che lavora alla Città della Salute di Torino nel reparto di anestesia e rianimazione. Sono chiaramente un anestesista rianimatore e in questo, diciamo, ultimo periodo alla Città della Salute sono stato soprattutto in terapia intensiva. Iniziamo un corso molto 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 intrigante e anche molto delicato. C'è l'introduzione alla ventilazione meccanica invasiva. L'ho lasciato un po' tra gli ultimi, anche perché diciamo è dura aggiornarsi molte volte in alcuni tipi di materia. E oltretutto la ventilazione meccanica invasiva, ahimè, in questi anni, per carità, ha avuto tantissimi lavori. Io la seguo, essendo sempre stato il mio pallino da 40 anni quasi, e vi confesso candidamente che più andiamo avanti e più sono le domande a cui non sappiamo rispondere, e io di conseguenza non so rispondere, che quelle a cui sappiamo rispondere, no? Qualche anno fa su certe cose eravamo assolutamente certi, adesso un po' perché abbiamo avuto varie epidemie virali che ci hanno fatto vedere le R di S nel loro lato peggiore anche, e non come adesso è stato messo nel diciamo, la classificazione di Berlino in cui tutto è RDS. Eh? Un tempo, quando ho cominciato, 40 anni fa, le RDS erano le insufficienze respiratorie piuttoste, che avevano certe particolari indicazioni, erano bilaterali, c'era un'infiltrazione dell'interstizio importante, c'era una carica di liquido nei polmoni importante. E infatti si vedeva nell'attacco quando tu mettevi il paziente supino queste due aree condensate basali. Insomma, e sopra il polmone sì, era un po' meglio, ma non tantissimo meglio. Qualche volta vedevi l'iperdistensione nelle aree superiori. Cioè, aveva tutta una serie di caratteristiche. Aveva una compliance bassissima, era difficilissimo ventilarle, eccetera eccetera eccetera. Poi sembrava che avessimo srotolato la matassa e che cominciassero ad arrivare le soluzioni. Ahimè, gli ultimi anni ci hanno dimostrato, almeno dal punto di vista clinico, che le soluzioni in parte cliniche, ma soprattutto teorie che sono fa state fatte venire a forza nella clinica, come poi come ho già detto in altre relazioni, però dirò soprattutto anche in questo corso, mi trovo in questo momento a forse avere meno certezze di quando ho cominciato. Andiamo avanti. Vediamo un po' il riassunto, l'algoritmo quasi, riassunto algoritmo, fisiologia della ventilazione meccanica, no? Che è, vedete, origina, qui ho la freccia, chiaramente dal nostro apparato respiratorio. Dal nostro apparato respiratorio che ha tutta una serie di muscoli che servono a respirare. Questi muscoli. Inoltre, questo apparato respiratorio riceve un mucchio di segnali chimici, neuromeccanici, e diciamo di comportamento innato, e in più è un sistema feedback, no? Quindi, quando si raggiunge il risultato, in genere viene fissato a quel livello lo stimolo. Tenete conto che appunto c'è un centro respiratorio, anzi,
Io parlerei di più di un centro cardiorespiratorio perché sono uno sopra l'altro e è difficile separarli nettamente, no? Infatti vediamo che moltissimi diciamo, stimoli e sintomi, se vogliamo chiamarli sintomi, sono strettamente correlati. Faccio un esempio per tutti, la frequenza del respiro e la frequenza cardiaca. Normalmente all'aumento di una aumenta l'altra e viceversa. Proprio perché lo scopo sia di una che dell'altra è far aumentare la pressione di perfusione, cioè far aumentare la perfusione. Far aumentare la perfusione vuol dire far arrivare tra l'altro anche più ossigeno alla cellula. Quindi poi gli stimoli chimici, CO2, tantissimi altri, livello di proteine, livello di potassio, livello di idrogeni ioni, cioè sono tantissimi, mi sembra che ne abbiano scoperti e studiati più di un centinaio. Sono probabilmente parecchie centinaia gli stimoli che arrivano, la posizione del diaframma, la posizione dei muscoli inspiratori, i fattori indotti, dalla malattia, eccetera, 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 che arrivano al nostro apparato respiratorio, che risponde, respirando, chiaramente, risponde respirando e attivando i muscoli respiratori che, come sapete, sono, gli intercostali, i muscoli intercostali e soprattutto il diaframma. Questa è la solita equazione che sviscereremo in tutti i modi. La pressione muscolare, potremmo dire, togliendo un attimo, cancelliamo un attimo la pressione del respiratore, la pressione muscolare generalmente appunto genera un flusso che viene moltiplicato per delle resistenze, che sono le resistenze del sistema respiratorio, un delta di volume, che normalmente è il tidal volume e delle resistenze espiratorie. Quindi questa è l'equazione, diciamo, di moto che genera la pressione muscolare. A questo, nel momento in cui purtroppo il paziente non ce la fa più a respirare, cioè va in fatica muscolare o perché abbiamo bisogno di aumentare alcuni fattori, oltre quello che riesce a fare il nostro organismo, aumentare l'ossigenazione, magari aggiungendo la PEEP, aumentare l'inspirazione, la capacità inspiratoria, il volume corrente, insomma, tanti motivi per cui a un certo punto il muscolo ha bisogno, del respiratore. Ha bisogno del respiratore che, vedete, si aggiunge come forza motrice per generare l'equazione di flusso, l'equazione dei gas respiratori, del movimento dei gas respiratori all'interno del sistema respiratorio. Però il respiratore a un certo punto, se non è in ventilazione controllata, cioè che fa tutto lui e il paziente è sedato e colarizzato e quindi non interviene per nulla, normalmente vedete, dei meccanismi per cui deve comunque sincronizzarsi e mettersi d'accordo con la pressione muscolare, cioè non possono diciamo, intervenire in due momenti diversi. E si accorge dell'inizio della pressione muscolare attraverso il trigger, no? Poi ci sono vari controlli che servono a, non so, impostare la pressione, impostare il volume, eccetera, eccetera. E infine un meccanismo che fa finire lo sforzo, questa volta del ventilatore. Ok? E questo è tutto, diciamo, il giro che ci apprestiamo a fare nella nostra formazione, no? Come vedete, sembra una cosa molto semplice, in realtà diventa complicatissima. Diventa complicatissima perché
non è facile mettere insieme il muscolo e il respiratore, eh? Anzi, è molto difficile. In più, non sappiamo, molte volte, è rimasto per noi, un mistero, per esempio, tante cose, no? Di come, per esempio, che tipo di ventilazione, perché ricordiamoci che la ventilazione, data dal respiratore è una ventilazione assolutamente non fisiologica. Intanto perché parte da una pressione positiva, mentre il nostro sistema respiratorio ha normalmente lavora, i muscoli inspiratori lavorano in pressione negativa. Quindi già il respiratore inspira in pressione positiva, il nostro apparato respiratorio inspira in pressione negativa. Quindi già questo vi fa capire come sono esattamente il contrario, no? Quindi poi il muscolo ha un inizio della contrazione, un apice della contrazione e una fine della contrazione, e lo stesso, il respiratore ha un inizio della contrazione, un picco raggiunto dalla contrazione e una fine della contrazione. E questi tre elementi non sempre a parte, io ho detto, nelle persone controllate in cui il paziente è paralizzato, è sedato o comunque non è attivo, quindi i muscoli respiratori non sono attivi, in tutti gli altri casi trovare il match tra queste cose non è facile. Anche in persone controllata non è facile capire, qual è la ventilazione giusta, necessaria, per quel paziente, per quella patologia. Molte volte, proprio perché stiamo agendo, con un apparecchio non fisiologico. Quindi dobbiamo tenere conto di cose di cui, non tiene conto, cioè tiene conto, ma attraverso un meccanismo, innato che ci portiamo dietro nel nostro codice biologico. Quindi nel nostro codice genetico, e quindi avvengono, tra virgolette, spontaneamente, un comportamento cosiddetto spontaneo, no? Affinato in migliaia e migliaia, anzi direi milioni di anni diciamo, avanzamento, di miglioramento, di adeguamento all'ambiente, di adeguamento alle malattie, eccetera, eccetera. Vediamo, riguardiamoci le curve, di nuovo, quelle curve, le equazioni un po' semplificate. Vedete, inspirazione durante respiro spontaneo, no? La pressione muscolare, in questo caso compare solo il muscolo, deve vincere la pressione, delle resistenze. La pressione elastica del polmone più se c'è la PP intrinseca, per esempio in alcune patologie è presente la PP intrinseca, no? Qui vediamo come appunto la pressione resistiva è flusso per resistenza, quindi è flusso dipendente, mentre la pressione elastica non è flusso dipendente, ma è volume dipendente. Vediamo volume per elastanza. L'elastanza, come sapete, ed è messo anche sotto, è l'inverso della compliance, no? Infatti si può riscrivere, per complicarla un po', se no non c'è gusto, si può riscrivere, la formula del respiro spontaneo sostituendo, P res e PL, diciamo, le sue componenti. Quindi abbiamo flusso per resistenze più volume, per la stanza, cioè l'inverso della compliance, più PIP intrinseca. Ok? Ricordiamoci che il flusso, è uguale, a un delta P, cioè la pressione che noi diamo, fratto le resistenze. Quindi, come vedete, le resistenze sono sempre collegate strettamente con il flusso. Il delta P spesso, è la pressione che noi dobbiamo applicare per vincere, le resistenze, cioè la P res.
Ispirazione durante ventilazione meccanica. Questa l'abbiamo già in parte vista, espressa in un altro modo equazione di flusso dei gas nella seconda diapositiva. Vedete, la pressione muscolare più la pressione data dal respiratore è uguale sempre all'equazione di prima, cioè perché tanto l'impedenza o resistenza che dobbiamo vincere è sempre la stessa. L'unica cosa, novità, è che abbiamo aggiunto il respiratore. Lo stesso, è sempre uguale. Quando la pressione muscolare è uguale a zero, abbiamo una ventilazione meccanica controllata. L'ispirazione è passiva, no? I muscoli inspiratori si fermano e c'è un ritorno elastico, vedete, che è dato dalla pressione, i muscoli, cioè il ritorno muscolare deve sempre tener conto della pressione elastica e della pressione resistiva. Il ritorno elastico genera il flusso espiratorio, no? Quindi abbiamo una pressione elastica che diventa negativa in questo caso, una pressione resistiva che è sempre la stessa e un delta V, cioè una variazione di volume sulla compliance che è uguale all'inverso, a meno il flusso per la resistenza. Questa è l'equazione del ritorno elastico, cioè dipende da quanto aria era entrata e quant'è la componente elastica del polmone, cioè la compliance. Dall'altra parte bisogna vincere, cioè bisogna generare un flusso, questa volta negativo rispetto al flusso inspiratorio, che in un senso, mentre il flusso respiratorio nell'altro senso quindi diventa negativo, per le resistenze che questo flusso deve vincere. Ricorderei sempre che le resistenze sono flusso dipendenti. Espirazione passiva, è sempre la formula che avete visto prima, il ritorno elastico spinge, la resistenza dell'aereo frena. Passiamo al sommario, cioè all'elenco delle varie, argomenti che verranno trattati alcuni in più relazioni in questo corso. Intanto si comincia con la pressione intratoracica, cioè cosa significa, come vi ho detto, avere una pressione toracica positiva anziché negativa, soprattutto quando c'è l'inspirazione, no? Cioè quando il ventilatore agisce. Poi parleremo della struttura, insomma, i capi del respiratore, anche se adesso sono diventate macchine molto molto complicate. Diciamo che la struttura di base in realtà non è cambiata, la tecnologia con cui si applicano alcune cose dentro, alcuni componenti del ventilatore sono cambiati grazie alla tecnologia e sono migliorati, però fondamentalmente la struttura è rimasta abbastanza uguale. Poi abbiamo nozioni base corso VAM 2020, la ventilazione invasiva basi, che sembrano due cose molto simili, e infatti lo sono. Infatti lo sono, le ho divise io, secondo il mio pensiero razionale, eccetera, eccetera, però ricordatevi che nella ventilazione, come ho detto, mi sembra che adesso abbiamo meno certezze di una volta, soprattutto su devo applicare certi tipi di ventilazione e sui parametri da applicare, eccetera, eccetera, ma anche che spesso si è detto tutto è il contrario di tutto. Quindi è un mare magnum in cui esce di continuo roba nuova,
alcune cose clinicamente si possono rilevare, alcune cose clinicamente non si riescono a rilevare. Forse questo è anche un po', lo spirito che mi ha guidato, no? Ci sono delle cose, che è difficile, vedere e utilizzare, nella pratica clinica, anche se sembrano teoricamente dimostrate, e viceversa. Molte cose si vedono nella pratica clinica, ma in realtà, le teorie, non sono così concordi e non sono così certe. Poi l'interazione paziente-respiratore, che è un punto cruciale, chiaramente, come avete capito, la dissincronia tra paziente e respiratore, no? Poi c'ho una miscellanea di curve e altri problemi, dove ci ho ficcato un po' tutto quello che non si sapeva dove mettere con precisione, perché certe cose riguardano un po' tutto, eh? Riguardano anche addirittura la ventilazione non invasiva, insomma, sono delle cose abbastanza così, tipo dei jolly che si possono giocare, non giocare, si possono togliere dal mazzo, eccetera, eccetera. Quindi, o cose strane, no? Cose strane a cui si è cercata di dare una spiegazione, ma non è magari una spiegazione certa. Comunque, è così la ventilazione meccanica invasiva, cioè si vedono un mucchio di cose e non sempre si riesce a dare la spiegazione a tutto e non sempre si riesce a ottenere, il risultato che vogliamo, e cioè la sincronia magari tra il paziente e il ventilatore. Quindi, a volte, proprio per questo motivo, bisogna ricorrere a sedazioni, paralisi, eccetera, eccetera. Poi parliamo del trigger respiratorio, perché tanto del trigger inspiratorio parleremo un po' dappertutto, perché è un momento chiave, ed è il momento in cui si sincronizza sia l'interazione che si manifesta la dissincronia molte volte. Invece il trigger respiratorio è una cosa un pochettino meno utilizzata e meno conosciuta. Poi parliamo delle curve espiratorie, come interpretarle, perché molti guardano la curva inspiratoria e la curva espiratoria anche in questo caso viene meno, notata molte volte e si fa meno attenzione, per esempio anche soltanto alla forma, della curva, espiratoria. Poi parleremo, perché la RDS comunque è un argomento, importante, scusatemi, è un argomento importante e quindi bisogna trattarlo con i guanti, anche perché, secondo me, è un punto molto molto controverso della ventilazione meccanica, anche se tutti invece danno la loro formula, che spesso coincide, con la formula uscita, da un famoso studio. Quindi, parleremo della curva pressione-volume nella RDS. Parleremo della ventilazione invasiva nel paziente critico, in cui c'è anche qualcosa di RDS, c'è la polmonite. Tenete conto che adesso ormai il paziente critico, se non è un COPD, c'è un broncoostruito, sono tutti praticamente diventati RDS. Ventilazione del paziente broncoostruito, chiaramente. A RDS, un nuovo approccio, cioè quello che, in base a tutto quello che è venuto fuori, a tutto quello che ho ragionato, leggendo e applicando praticamente, e mi ha dato una certa idea, su come, attualmente, secondo me, si può affrontare, la RDS. Poi lega, questo sconosciuto, non è uguale alla relazione che ho fatto nella NIV e in altri posti, perché qui è un pochettino più approfondita e ho aggiunto delle nozioni un po' nuove. E poi cominceremo a passare in rivista alcuni tipi di supporto, cioè di ventilazioni,
forse un po' meno conosciute, a parte il pressure support, sicuramente meno utilizzate, che però secondo me hanno un ruolo, lo vedremo, secondo me importante. Perché io, come dico io, forse esagerando a volte, però è una cosa di cui sono abbastanza convinto. Infatti, quando ero a San Luigi avevo molti respiratori diversi uno dall'altro, no? Poi, arrivando alla Città della Salute, si è voluto uniformare per molti motivi il respiratore dato al paziente, e quindi siamo passati dall'avere molti tipi di ventilatori a praticamente un solo tipo di ventilatore. O respiratore, ventilatore, cioè si capisce in italiano cosa vuol dire, ma vuol dire anche altre cose, ventilatore, vuol dire anche quella roba lì che usiamo quando abbiamo caldo. Respiratore dà più l'idea di cosa fa la macchina, no? Quindi ogni tanto mi sbaglierò perché in inglese ventilatore si usa. Ma in italiano è meglio usare respiratore, secondo me. Quindi queste ventilazioni fatte da respiratori anche diversi, perché molti respiratori no, hanno una cosa ma non hanno l'altra. Però ognuna ha il suo motivo di esistere. E quindi la mia idea è sempre stata, quando guardo il paziente, attribuire ad ogni paziente il suo ventilatore e le sue ventilazioni, no? E quindi avere un solo ventilatore spesso mi limita la possibilità di usare altri tipi di ventilazione che quel ventilatore, per esempio, non ha. E magari mi mangio un po' le mani e cerco di arrangiarmi, però l'idea che ogni paziente ha il suo respiratore ideale e la sua ventilazione ideale non mi è passata. Con questo vi saluto, vi do appuntamento all'inizio del corso, spero che vi piaccia. Normalmente in questo corso mi subissero di domande e vi do la mia mail che mi sono dimenticato stavolta di mettere nell'introduzione, la metterò magari nella prima relazione che faccio, ed è V come Vicenza, squadrone, tutto attaccato, minuscolo chiaramente, chiocciola, Città della Salute senza l'accento.